La nostra rassegna stampa, buongiorno con noi. Questa mattina c'è un ospite speciale, abituato a calcare palcoscenici importanti e studi televisivi molto importanti. Con noi c'è Marco Andreotti. Buongiorno Marco. Buongiorno, ciao. Già protagonista di The Voice of Italy, edizione 2015. Sì, Correggimi se esatto. sbaglio perché non sono un esperto. Ma stamani, oltre che nella sua veste di cantante, è qui perché Marco è una persona dal grande cuore e si sta dando da fare per organizzare quello che è l'evento di cui abbiamo parlato anche ieri, dopo ve lo riproporremo, l'evento di questi 2 giorni a Lucca, The Voice per Matteo, una iniziativa di beneficenza al teatro di Ponte a Moriano, adesso lui ci spiegherà meglio le cose, per raccogliere fondi per Matteo Tovani, un bambino di 11 anni che ha bisogno di un sostegno, cioè la sua famiglia soprattutto perché è affetto dal morbo di Batten. Dunque, grande iniziativa. Marco, oltre a suonare e a cantare, questa sera ha portato a Lucca tanti dei suoi amici di The Voice. Dai, ce l'abbiamo fatta, è stato, diciamo, abbastanza facile perché comunque abbiamo avuto la fortuna dopo il programma di rimanere molto in contatto, perlomeno con la maggior parte di noi. E abbiamo già fatto un paio di date, sempre, diciamo, a casa di altri ragazzi. Questa volta è stata Lucca. Io, come detto te prima, l'iniziativa è importante, il tema è molto importante. Io in realtà sono solo una gocciolina nell'organizzazione di tutto questo, se non fosse stato anche per la nazione, per gli amici della nazione, per voi e per altri nostri sponsor e media partner non sarebbe stato possibile. Bene, speriamo tutti insieme di fare un bel lavoro, dai Speriamo, Marco. speriamo, dai. Allora, per capire bene di cosa stiamo parlando, vi faccio vedere la prima pagina della Nazione di stamani. In basso c'è un pezzo, una casa per Matteo, 2 concerti stasera e domani. 2 concerti per la più bella e genuina gara di solidarietà per il piccolo Matteo, 11 anni, affetto dal morbo di Batten, stasera al Teatro di Ponte a Moriano. L'inizio, e così lo ricordo ai nostri telespettatori, è alle 20:45. Non solo rock con 9 cantanti di The Voice, ma ci sarà anche tanto altro. Gli sponsor e i media partner, Nazione, Noi TV. E poi la Cassa di Risparmio di Lucca, l'Ostello Sanfrediano, la pasticceria Pinelli. La staffetta continuerà domani sera alle 21 all'Auditorium Boccherini con l'originalità della Gaudaz Junk Band. Allora, su questo argomento, così entriamo subito in questo solco. Ieri abbiamo preparato un servizio per il nostro TG. Federica Bertolucci ci racconta un po' di cosa si tratta, The Voice per Matteo. Intanto che la regia ce lo prepara, vi faccio vedere che si tratta della prima pagina della Nazione di Lucca, perché mi dicevi Marco, hai degli amici. Io ho parlato ieri col caposervizio, con Remo, che è un amico anche nostro, Remo Santini, che è spesso qua a commentare con noi le notizie, e diciamo che la spinta un po' dei media vi dà una mano, no? Sì, è stata una grande mano, poi appunto se non fosse stato per Remo che personalmente, lui personalmente ha preso sotto cuore, ha preso a cuore questa praticamente iniziativa, questo tema molto importante che è quello di Matteo, è proprio lui che mi ha diciamo sensibilizzato anche per portare avanti questo concerto poi. Noi inizialmente lo volevamo fare così, fine a se stesso, poi quando abbiamo saputo che c'era l'opportunità, insomma, di poterlo fare anche per una finalità così bella, che dici, ci siamo proprio aperti e quindi è stato fantastico. Lui ci ha dato una grande mano e veramente spero che con tutto quello, insomma, che c'è dietro venga Speriamo, fuori noi una bella anche cosina. oggi faremo un po' di tam-tam. Qui intanto stiamo vedendo delle immagini relative a The Voice of Italy. Esatto. Nella regia di Matteo Bedini, che ci segue mentre noi parliamo, è andato a pescare un video. Me lo commenti te, dove siamo qua? Qua siamo in delle fasi, diciamo, così, sono una scarrellata di fasi diverse. Quello che avete appena visto era Andrea Orchi, qua vedete un po' i giudici che sono in fase di scelta appunto di Andrea, che lui è un grande pianista. Questa è la Cli, la nostra Chiara Beltrame, anche qua durante la sua
diciamo, scelta all'interno del programma. Ok, non so se Matteo ci stava facendo vedere, ora chiedo lumi alla regia al volo così. Ecco, è il servizio, che erano le immagini del servizio che era preparato ieri per noi Federica Bertolucci. Vediamolo e sentiamolo anche, perché così ci sono spiegate un po' le date, gli artisti e quello che faremo insieme a questi ragazzi questa sera e domani sera per Matteo. Un intero weekend dedicato alla solidarietà e in particolare a quella che nelle ultime settimane si è manifestata verso la causa del piccolo Matteo Tovani, 11 anni, colpito dal morbo di Batten. Unico obiettivo quello di un'abitazione tutta un piano che consenta al piccolo di vivere con meno difficoltà con la sua famiglia. Due eventi di cui Noi TV è media partner, insieme al quotidiano La Nazione e allo schermo.it. Il primo è in programma per venerdì 5 febbraio alle ore 20:45, ingresso gratuito a offerta libera, al Teatro di Ponte Amoriano, con tanti giovani artisti che hanno partecipato al talent The Voice of Italy su Rai 2, capitanati da lucchese Marco Andreotti. Un concerto con tante mitiche cover che chiama a raccolta le nuove generazioni e non solo, e che vedrà la partecipazione anche di Ira Green. Poi in arrivo, un po' da tutta Italia, Tecla, Silvia De Santis, Sara Genolog, Andrea Orchi, Martina Liscaio, Cli Beltrame, Marco De Vincentis, Davide Fusaro. Tra i partner di The Voice per Matteo, l'Ostello Sanfrediano e lo sponsor della Cassa di Risparmio di Lucca. Il secondo appuntamento arriva il 6 febbraio alle ore 21, stavolta all'auditorium dell'Istituto Boccherini. Si partirà con un preludio del quartetto Gaudium Arcus Lucensis e a seguire originalità e talento con la Gaudaz Junk Band, il gruppo che suona con gli strumenti autocostruiti ed ecosostenibili. Arte senza confini, la mucchiata sonora dei Gaudaz lascerà il segno, questo è sicuro. Anche in questo caso il concerto ha ingresso gratuito. E allora stasera la raccolta dei fondi, prima di andare avanti e conoscere meglio anche Marco Andreotti, finiamo quello che è stato lo screening della prima pagina della Nazione di Lucca. L'apertura è dedicata a una notizia che vi abbiamo purtroppo dato anche noi ieri nel nostro TG: violenze all'asilo, maestra arrestata. Ai domiciliari una donna originaria della Lucchesia, è accaduto a Pisa, la donna è originaria di Sillano, più avanti vedremo anche alcune foto. Noi avevamo un video dei carabinieri di Pisa che hanno piazzato delle telecamere all'interno di questo asilo per documentare le presunte violenze, abbiamo preferito non farvelo vedere perché comunque non sono mai scene che possono avere a che fare con un TG, sono scene che in qualche maniera servono solo ad alimentare la nostra voglia un po' intrinseca di vedere queste cose col senso della curiosità anche un po' morbosa. Chi lo vuole vedere, se lo va a vedere su internet, si trova ovunque, sono schiaffi e botte a bambini da 1 a 3 anni. La stessa notizia la troviamo anche in apertura sullo schermo.it. Le violenze all'asilo, i genitori chiedono l'installazione obbligatoria di telecamere. Questa potrebbe essere una soluzione alla luce anche, poi lo vedremo all'interno delle altre pagine, di quanto accaduto anche a Pavullo, ma ricordo anche a Pistoia, a Roma. Troppo spesso le maestre non vengono denunciate dai loro colleghi e poi si arriva a capire quanto accade nel chiuso delle aule soltanto dopo che i bambini dimostrano, quando arrivano a casa, grandi difficoltà. Sulla prima pagina della Nazione, poliziotto rapinatore, vi ricorderete l'arresto rocambolesco a Sant'Alessio, Trubiano chiede scuse e pubblica un libro verità. Era un poliziotto in forza alla questura di Pisa, peraltro anche un operativo, e nel suo libro Verità spiega un po' perché si è messo dalla parte dei cattivi e ha lasciato la parte dei buoni. Sempre di spalla sulla Nazione, smog, tregua, l'ordinanza fa discutere. Allora sapete che è ancora in vigore un'ordinanza per quanto riguarda la Piana di Lucca, di divieto di accensione dei caminetti per quelle famiglie che non hanno soltanto i caminetti ma hanno anche possibilità di scaldarsi con
i termosifoni. Dopo andremo avanti, ora voglio conoscere un po' meglio Marco, perché ho letto qualcosa su internet. Tu sei un musicista a tutto tondo, ma grande amante del rock soprattutto. Mi incuriosisce la parte in cui si racconta che comunque tu vieni da una famiglia dove ci sono tanti musicisti e loro ti hanno spinto in questa direzione, al di là che poi fai anche un altro lavoro, no? Esatto, praticamente quando ero molto piccolo andavo spesso a trovare mio cugino, che siamo coetanei, uh-huh. E lui stava proprio imparando a suonare la chitarra in quel periodo. Io, visto, non sapevo suonare niente, quindi, che dici, lui suonava, io, non sapendo cosa fare, mi mettevo un po' a canticchiare. E poi da lì è venuto fuori tutta un'escalation di generi, di passioni. Tutte e due abbiamo trovato il rock, poi hai visto, da giovincelli anche il metal ci attirava un po', era un genere molto forte, quindi abbiamo messo su questo gruppetto che dopo è andato avanti, alla fine dopo abbiamo deciso di continuare solo io e lui e pochi altri compagni che abbiamo conosciuto durante il nostro cammino e poi anch'io ho portato avanti un po' la carriera solista, o perlomeno ci sto provando un pochino. E nel frattempo insegna anche alla scuola in musica, no? Esatto, dove tra l'altro mio cugino è il presidente, è stata messa su insieme a altri due ragazzi, prima come una realtà, come si dice, era un'attività insomma anche in concomitanza con la parrocchia di Santa Maria a Colle. Certo, era sempre nata come una funzione sociale, no? Esatto. Soprattutto per i bambini e che altro, e poi diventa però una realtà vera del territorio, perché sono tre o quattro queste scuole. Esatto, è diventato. Quanti ragazzi hai? Io personalmente ho 9-10 allievi. Quello dà anche soddisfazione, sì, no? Al di sì, là tantissimo. Dei successi personali, quando riesci a trasmettere qualcosa delle tue conoscenze, credo, ti viene già il sorriso, quindi sicuramente vuol dire che sei toccato anche da questo. Allora senti, ci fermiamo per il primo break, la pubblicità, poi torniamo e parliamo anche delle altre notizie di oggi. Ancora in compagnia di Marco Andreotti, buongiorno con noi, parliamo di The Voice per Matteo, iniziativa di beneficenza questa sera, lui fa parte dell'organizzazione ma è anche uno dei protagonisti, questa sera e domani sera al Teatro di Ponte a Moriano, noi siamo media partner, quindi cerchiamo insieme alla Nazione di spingere il più possibile per raccogliere fondi per aiutare Matteo. Sempre per le notizie che riguardano la nostra città, la Nazione in prima pagina riporta una iniziativa del Comune di Lucca dopo un sopralluogo del sindaco Tambellini e l'assessore Pierotti. Il Comune annuncia un giro di vite contro le scritte e i rifiuti, la città degradata, stiamo parlando del centro storico, e le affissioni senza regola, argomento che viene ripreso anche nella prima pagina del Tirreno, cronaca di Lucca. L'apertura è un'altra, ma dopo ne parliamo. Invece possiamo andare nella foto di centro pagina. Multe salate a chi imbratta, qui c'è una delle sortite delle mura. Il Comune intanto provvederà a ritinteggiare i muri deturpati. A questo proposito vi facciamo vedere il servizio curato ieri dalla redazione del TG Noi con Luigi Casentini, che ha seguito un po' il sindaco Tambellini nel suo sopralluogo in città e poi gli ha chiesto quali sono le intenzioni del comune. Guerra aperta dell'amministrazione comunale contro le scritte sui muri e l'affissione di ogni genere di materiale non autorizzato. Il sindaco Alessandro Tambellini ha effettuato un sopralluogo in centro storico e nell'immediata periferia con l'assessore Francesca Pierotti e il dirigente comunale Tani per fare un censimento di tutte le scritte presenti. Come sottolineato dal primo cittadino, il decoro della città passa principalmente dalla pulizia dei muri degli edifici. Il comune ha provveduto a ridipingere molte delle zone maggiormente colpite dal fenomeno, che però continua a ripetersi in maniera sistematica. Accanto a questo, quello delle affissioni non autorizzate, vera e propria mania dilagante, che il sindaco ha affermato di voler assolutamente eliminare, chiedendo anche agli autori di fare esplicita richiesta al comune di spazi per potersi esprimere e che a disposizione c'è la chiesa di Santa Caterina proprio per questo scopo. Un vero e proprio giro di vite che prevede l'inasprimento delle sanzioni per chi venisse sorpreso a trasgredire.
Questo è un aspetto che vogliamo seguire con particolare attenzione, come stiamo seguendo la questione dei rifiuti abbandonati, e mi sembra che qualche risultato già ci sia stato. C'è un aspetto che mi preme di mettere in evidenza: molti si permettono di attaccare in modo improprio volantini a tutte le parti della città. Questo non può più essere. Sicuramente ci sarà un inasprimento delle sanzioni. Non possiamo prendere questi atti come semplicemente come esuberanza da parte di qualcuno. Sono atti che ledono, per conto mio, l'integrità dell'immagine della città, per cui io credo che debbano essere sanzionati opportunamente e faremo di tutto perché questo avvenga. A pagina 2 della Nazione la foto del sopralluogo di Tambellini con l'assessore Pierotti, stangata ai writers. Sono segni di ogni tipologia, veramente molte, di varia natura, le scritte vandaliche che saranno rimosse, la maggior parte già nei prossimi giorni. C'è anche una curiosità, leggiamo qui sulla destra, ci sono anche i poeti, negli ultimi giorni hanno fatto la loro comparsa, pagine contenenti testi che riportano una sigla del Movimento per la Emancipazione della Poesia. Sempre dalle pagine interne della Nazione prendiamo lo spunto per vedere cos'è accaduto ieri mattina in piazza San Frediano. C'è la psicosi terrorismo, ma c'è anche di più, c'era la paura ieri mattina in città perché un uomo si è messo a gridare in arabo sul sagrato della chiesa di San Frediano, è scoppiato il panico perché la persona trascinava con sé un sacco nero contenente, poi l'abbiamo scoperto dopo, della spazzatura, ma non si sapeva che fosse. Turisti e commercianti hanno avvertito i carabinieri che sono intervenuti sul posto per riportare la calma. Era anche una notizia riportata sul nostro sito, grida all'Akbar in piazza San Frediano, fermato dai carabinieri, giovane di origine medio orientali, è stato trasportato in caserma dopo aver creato il panico. Era in evidente stato di agitazione. Vi facciamo vedere il servizio per vedere insomma un po' cos'è successo. Le nostre telecamere hanno documentato in diretta quanto accaduto. Movimentato episodio in piazza San Frediano a Lucca. Intorno alle 11 di giovedì mattina, un ragazzo di origine arabe, in evidente stato confusionale, ha iniziato ad urlare Allah Akbar, trascinandosi dietro un sacco dell'immondizia nero. Allarmati dal comportamento del giovane, alcuni passanti e i proprietari di negozi della piazza hanno chiamato i carabinieri e nel frattempo è giunta sul posto anche una pattuglia di militari dell'esercito, di ronda per l'operazione Strade Sicure. Giunta in piazza la pattuglia della stazione carabinieri di Lucca, i militari sono riusciti a riportare alla calma il giovane, visibilmente alterato, che è stato poi trasportato in caserma per gli accertamenti. L'uomo era senza documenti, ma è risultato essere regolarmente sul territorio italiano con permesso di soggiorno fino ad aprile. Allora, lasciamo per un attimo le nostre notizie e torniamo da Marco Andreotti. Marco, tu vivi il mondo musicale lucchese. Ci sono stati dei periodi di buona produzione, sto parlando sia dal punto di vista della musica classica che della musica leggera, adesso parliamo anche di rock. Ora, che momento vive la nostra città? Cioè, c'è un movimento, persone che come te hanno questi interessi, che si ritrovano, che parlano, che propongono, o ci si trova a dover andare ognuno per conto proprio? È un mondo che, premetto, non conosco. Ok. No, io posso parlarti da quando ne faccio parte, da quando ho 16-17 anni, adesso ne ho 20-29. È sempre stato, un po' difficile trovare spazi per quanto riguarda la musica inedita. Volevo arrivare lì, ma... Esatto. Sì, lo sai bene anche te che purtroppo qua a Lucca i locali spesso, per quanto ce ne siano di molto validi, vanno sempre magari a ricercare le cover o le tribute band o comunque... addirittura ci sono proprio delle richieste magari di repertorio, ma vammi magari a fare dei pezzi in italiano, perché comunque si pensa che un po' il pubblico abbia questa esigenza, no? Quando poi in realtà magari è solo un po' una credenza. Persone come noi che si danno da fare, che mettono su i loro inediti e quant'altro, ce ne sono tantissime, ma aiutami veramente a dire tantissime, solo sul territorio lucchese.
e come detto te, si provano, diciamo, a farsi spazio nei modi più disparati, che possono essere YouTube, quanto le sagre. Quanto ti aiuta adesso la rete? La rete, così come Facebook e i social in generale, aiutano tanto, perché comunque avere un seguito, diciamo, di like, di mi piace, è ormai diventata un modo anche per attirarne altri ancora, e quindi magari le persone che vedono che i loro amici seguono determinate pagine, anche loro si incuriosiscono e vanno a cercare queste pagine, eccetera. Quindi c'è un mondo di produzione, di musica, di un mondo di artisti, ma anche un mondo di persone che a cui piacciono questo tipo di artisti, che ha voglia di scoprire magari insieme a voi qualcosa di nuovo. Lo vedo quando nei locali si fa musica dal vivo, la fate voi, avete una vostra clac, ma portate anche gente che viene magari neanche tutti da Lucca, che qualcuno da Livorno, Pisa e quant'altro. Speriamo, dai, è sempre un piacere, anche ci è capitato anche quest'estate che magari sei lì a suonare e trovi magari il turista che ti fa il complimento, addirittura ti buttano una monetina, visto, fa sempre soddisfazione. Addirittura. È successo anche questo. Nel frattempo, prontamente la regia ci ha scaricato un video dove tu stai cantando, perché prima non ti vedevamo, questo video appunto preso da YouTube, però è relativo alla tua presenza, con i capelli sciolti, alla tua presenza a The Voice of Italy, ricordo la presentazione di Piero Pelù che disse 70 kg tutti di capelli, qualcosa del genere. Esatto. No? Lo dico per invidia, naturalmente. E che esperienza è stata The Voice? Ma guarda, The Voice è stata un'esperienza fantastica un po' da tutti i punti di vista, perché comunque un palcoscenico come quello, nonostante fossero, non so, 200-300 spettatori, è tutto un altro impatto. Io mi ricordo quando sono montato lì sopra, c'era un silenzio di tomba e stavo quasi per sbottare. Ho detto: adesso cosa faccio, cosa li racconto? E ti dà un po' una svegliata, diciamo, a livello musicale, ma anche a livello un po' di timidezza. Io sono un po' un timidone, quindi trovavi sempre persone, che sia Piero in sé come i suoi collaboratori, che ti dicevano: ma fai questo, non ti preoccupare, sul palco devi essere sicuro. E in effetti è servito tanto come crescita musicale. Poi ho conosciuto tantissime persone. Come fossimo la Carrà dal vivo? La Carrà c'era l'anno prima. Ah, non c'era? Ah, no, figurati, no. Pensavo che avessi fatto... Addirittura due anni prima, ora ci confondiamo. Io ricollego The Voice alla Carrà, perché per quelli della mia generazione è comunque un mito, e quindi adesso credo che stia sulla soglia dei 70 e continua... Credo che sia lì. Adesso, tra l'altro... A cantare, a ballare. Un'indiscrezione è che dovrebbe far parte dei giudici di quest'anno, della prossima edizione. Ecco, vedi, forse perché sono rimasto fregato, perché cercando di aggiornarmi ieri sulla tua storia, eccolo qua, in tutta la sua splendente chioma e capigliatura. Sì, che era contro Ira Green, era la battaglia decisiva, insomma, che poi ha decretato lei come vincitrice. Avremo anche lei stasera, quindi magari, che ne so, mi prendo la mia rivincita. No, bravo, scherzo. Bravo. Andiamo un po' con qualche altra notizia, perché il tempo scorre inesorabile. C'è una notizia che poi, grazie alla quale mi ricollegherò a Marco, e la prendiamo dalla prima pagina del Tirreno. 5 giorni di comics, gli operatori chiedono lo stop ai temporary store e subito regole precise. Quindi l'annuncio che i comics saranno più lunghi nella prossima edizione, lo andiamo a ritrovare nella prima pagina del Tirreno, con la prima pagina appunto dedicata, anche con molte foto, ancora alle multe di cui abbiamo sentito parlare da parte del comune verso chi imbratta i muri, multe che dovrebbero essere già attive, ma è difficilissimo prendere i writers la notte, anche perché... devo essere sincero, una cosa per chi come me non frequenta quel mondo, una cosa sono le scritte vandaliche proprio fine a se stesso, una cosa sono certi tipi di murales che sono quasi un'arte, poi il fatto che sia fuori legge, questo sarebbe tutto da discutere. È una vera e propria arte, insomma. Io ho visto anche degli spazi dove magari uno si è fatto, sì, anche se l'è creato da solo. Appunto, della chiesa di Santa Caterina, mi ricordo iniziative iniziate tanti anni fa, per esempio con il liceo artistico di Lucca,
che faceva dipingere i cassonetti di Sistema Ambiente, ecco, con il sistema Writers. E, ma a questo proposito, anche ieri, adesso se Matteo ce lo pesca, così poi andiamo in pubblicità, abbiamo proposto un servizio perché a Barga, a San Pietro in Campo, hanno organizzato una scuola dove si mettono a disposizione spazi di ragazzi da 10 a 15 anni che vogliono cimentarsi in questa che è veramente una forma di arte. Vediamo il servizio di Lorenzo Bertolucci. Conferenza stampa di presentazione del progetto che porterà a San Pietro in Campo una vera scuola di murales dedicata ai giovani dai 10 ai 14 anni. Alla presenza del sindaco di Barga e di alcuni consiglieri comunali, il presidente del comitato di San Pietro in Campo, Pietro Pisani, ha descritto l'ambizioso progetto. Cerchiamo di far nascere in San Pietro in Campo un laboratorio, scuola di pittura sui muri, un laboratorio di murales destinato ai ragazzi dai 10 ai 14, 15 anni sotto la direzione e la collaborazione e la gestione di Sandra, dell'artista Sandra Rigali. Questa dovrebbe nascere a partire a febbraio per arrivare a luglio o ad agosto con un murales sulla facciata del circolo di San Pietro in Campo. Quindi alla fine del corso rimarrà anche un'opera che sarà il frutto del lavoro dei giovani. La direttrice artistica Sandra Rigali ha specificato che non si tratta di un passatempo, ma di una vera scuola dove si insegneranno tecniche a coloro che veramente hanno passione e amano questa forma artistica. Lo stesso comitato di San Pietro in Campo ha sempre dimostrato grande interesse per l'arte. Anche durante la revocazione della battitura del grano ha sempre inserito una estemporanea di pittura. Informazioni per partecipare alla scuola di murales si possono trovare anche sul sito internet del comune di Barga. Allora, io non l'ho detto, ma nel frattempo in sovraimpressione è passato il nostro numero di telefono per ricevere i messaggi e ci sono alcuni interventi relativi appunto ai writers. Ce n'è uno in particolare che dice: anche i banner pubblicitari del Summer Festival sono orrendi, non solo le scritte sui muri dei writers. Quindi al sindaco chiederemo conto di esprimersi anche su questa vicenda. Mi chiedono qual è la chiesa di Santa Caterina a Lucca, dopo durante la pubblicità ve lo cerco perché non ho idea, la chiesa di Santa Caterina a Lucca, adesso non mi viene in mente, te lo sai qual è la chiesa? Io so che c'è un Santa Caterina vicino Marle, ma non credo che sia la stessa. No, la chiesa di Santa Caterina a Marle, esatto, è quella vicinissima al mercato ortofrutticolo, mi pare che la chiesa di Santa Caterina sia nella zona di Porta Santa Maria, non vorrei sbagliarmi, dovrebbe essere quella che fu restaurata anche grazie all'UNESCO. Adesso dopo controlliamo su internet e vi rispondiamo. E poi c'era un altro messaggio sempre dei nostri amici che ci seguono da casa. C'era anche la grande Noemi a The Voice. Eh sì, è vero, confermo, la rossa Noemi. Personaggio? È un bel personaggio, è molto simpatica, perché molti magari la dipingono come questa un po' smorfiosetta, in realtà è veramente, veramente alla mano, io ci ho parlato, sono andato anche a bere una sera insieme ad altri ragazzi, è veramente una di noi, insomma, tranquillissima. Meno male. Ci fermiamo per la pubblicità perché sono andato lungo e poi vi faccio vedere qualcosa sui comics, tra poco. La terza parte di Buongiorno con noi, in compagnia di Marco Andreotti, uno dei protagonisti e degli organizzatori di The Voice per Matteo. Lo ricordiamo, questa sera e domani sera a partire dalle 20.45 al Teatro di Ponte a Moriano, una serata di musica e non solo, raccoglieremo fondi, dico, ci metto anch'io perché Noi TV è media partner di questo evento, vi chiedo di partecipare. Veramente numerosi, perché l'iniziativa è bella, è divertente, ci sono protagonisti lucchesi ma non solo e ci sarà la possibilità di fare veramente qualcosa di buono. Prima ti avevo detto che ti volevo coinvolgere sul discorso comics e volevo ricollegarmi agli eventi lucchesi per sapere cosa ne pensi di Summer e quant'altro, visto che sei
parte in causa. Andiamo nelle pagine interne del Tirreno, perché la notizia viene anticipata appunto dal quotidiano livornese. 5 giorni di magia, il festival sarà più lungo, la prossima edizione inizierà il 28 ottobre per terminare il 1° di novembre, riconferma per il numero chiuso degli ingressi ad agosto il bando per lavorare, perché per Lucca è molto importante. E poi c'è la richiesta dei commercianti, stop ai temporary store, fissiamo subito delle regole. Questa è la richiesta che arriva dalle associazioni di categoria. E intanto, a proposito di social network, su Facebook esulta il popolo nerd, in poche ore migliaia di like, gli affezionatissimi del festival già progettano il soggiorno a Lucca. Dunque, due gli eventi culturali importantissimi per la nostra città, in autunno i comics, e queste sono le novità, ma d'estate c'è il Summer Festival, che muove veramente tanto. Adesso mi veniva in mente della tua passione per certi tipi di cantanti che sicuramente avrai seguito anche al Summer. Ecco, da esperto, perché ti giudico così, diciamo così, approfitto della tua presenza. Allora, Summer Festival Lucca, si parla sempre delle difficoltà dal punto di vista logistico, dei problemi di chiusura della città e quant'altro, ma dal punto di vista musicale, quanto porta a una città che, se no, dal punto di vista musicale probabilmente sarebbe un po' piatta? Ma secondo me tantissimo, perché comunque è un festival importante dove molti artisti lo inseriscono proprio come loro data ufficiale dei vari tour che fanno. L'ho visto solcare quel palco da artisti importantissimi, tra l'altro anche che personalmente ascolto, come i Placebo, comunque ci sono stati 30 Second to Mars, tantissimi veramente artisti importanti. Secondo me, a livello sia culturale che comunque economico, la città porta tanto, perché comunque un po' come il comics, se non di più, porta anche magari persone da altre città o addirittura anche fuori, dall'estero. Quest'anno hanno venduto tantissimi biglietti online anche all'estero, alcuni concerti erano quasi esauriti prima di arrivare all'apertura dei botteghini, no? Io poi devo spezzare una lancia anche a favore del comics, perché anche io sono un po' nerd, come sì, si suol dire, no? Quindi 5 allora, giorni... Commentiamo questa notizia, 5 giorni? 5 giorni secondo me è positivo quando c'è un numero chiuso, perché comunque ora questa edizione è già andata meglio, ma ricordo che 2 anni fa e 3 anni fa... c'erano anche 2 ore di fila per vedere uno stand, e se uno si vuole godere un minimo tutto il festival è un po' deleterio. La no? Nuova dislocazione logistica con la città che si espande. Ti dirò, ora qui arrivano le fucilate. No, io sono dimmi un come po'... la pensi, tanto ognuno. Io sono un po' contro, perché è vero che un po' una scusa per vedere la città, per far vedere la città a chi viene certo, da fuori. Per far sì che chi ha 10 euro in tasca li spenda un po' qua e un po' là. Esatto, alla fine. Esatto, però appunto è un po' dispersivo, magari io mi ricordo le prime edizioni era nel parcheggio delle giostre, no? Ti ricordi? Nel 2005 sì, addirittura. Esatto. Secondo me era un po' meglio, è vero che era anche più piccolo, però comunque trovare uno spazio, diciamo, tutto dedicato a quello è un po' meglio. E sono assolutamente contro i temporary store, perché secondo me sono veramente una roba orribile. Ora capisco che comunque è una fonte di guadagno per tutti, sia il commerciante che lo dà in affitto che per quello che mette sul temporary store, però è veramente un pugno in un occhio, secondo me. Non è forse il biglietto da visita migliore. Andiamo ancora con le prime pagine, ci spostiamo su Viareggio, Tirreno di Viareggio, che mi dà lo spunto con il titolo per annunciare una trasmissione questa sera su Noi TV. L'apertura del Tirreno di Viareggio è: tanti medici non vaccinano, meningite per proteggersi c'è da aspettare. Intanto ci sono 2 nuovi casi, uno una studentessa a Firenze, l'altro un uomo di 71 anni, le persone di una certa età sembravano poter essere tranquille in questo senso, invece così non è. Perché vi dico che mi dà uno spunto questo titolo? Perché questa sera, a partire dalle 21 su Noi TV, ci sarà uno speciale dedicato alla meningite. Abbiamo avuto 2 casi importanti nei giorni scorsi
lo scorso mese anche al San Luca e non solo, ci sarà un ospite molto importante, adesso non ricordo il nome ma ve lo recupero, che è uno dei miracolati della, diciamo così, da questa malattia, un uomo che però porta su di sé i segni della malattia perché gli sono stati amputati degli arti, eccole qua. Questa sera si parlerà di meningite nello speciale del TG Noi, in onda alle 21. Ospiti ci saranno il dottor Alberto Tomasi, responsabile del Dipartimento Malattie Infettive di Lucca, e Andrea Lanfri, che ha superato la malattia riportando però purtroppo l'amputazione delle gambe. Ci sarà possibilità di intervenire in diretta, una trasmissione molto interessante perché è tornata alla ribalta appunto la meningite con altri due casi, ma soprattutto con le polemiche relative alla vaccinazione. Andiamo nelle pagine interne del Tirreno, è un po' piegata la pagina ma riesco a farvela vedere. Pagine interne: il batterio C colpisce anche un anziano, 71 anni, doveva essere fuori dalla fascia rischio, profilassi a Prato per decine di persone. Un nuovo caso di meningite di tipo C a Prato, il secondo dall'inizio dell'anno, un uomo di 71 anni, nonno attivo, dirigente di una squadra di calcio che milita in terza categoria, è ricoverato da mercoledì sera, è il più anziano contagiato in Toscana, fino a sabato sera era in perfetta salute. E poi poco più in basso, si ammala studentessa americana di 22 anni a Firenze per motivi di studio, nei giorni scorsi aveva frequentato due discoteche, ricoverata a Santa Maria Nuova. C'è anche un altro approfondimento sulle pagine del Tirreno: l'azienda dei vaccini taglia l'area sviluppo, 200 posti a rischio, la sede della multinazionale in North Carolina. L'assessore regionale Saccardi assicura: i vaccini ci sono per tutti i cittadini. Andiamo però nelle pagine di Viareggio perché c'è la polemica. Nel pezzo di Matteo Tuccini si parla di emergenza, ma soprattutto del fatto che 60 medici sembrano non fare il vaccino. I loro pazienti dovranno rivolgersi all'ASL e intanto le attese aumentano. Leggiamo l'incipit: tempi più lunghi, sai, dai 15 ai 45 anni, mentre per il ceppo B si va ad aprile. Quasi 60 medici di famiglia versiliesi, più di un terzo del totale, non hanno aderito alla campagna di prevenzione della regione contro la meningite C. In parole più semplici, non fanno il vaccino ai loro pazienti, che devono perciò rivolgersi all'ASL per sottoporsi alla prevenzione, con effetti negativi sui tempi d'attesa, soprattutto per chi ha tra i 15 e i 45 anni. E a questo proposito c'è anche un po' di confusione in regione, perché qualcuno parla di epidemia, qualcun altro dice che non c'è pericolo. Stiamo parlando di esperti in questo senso. Sicuramente chi è entrato in contatto con le persone che poi si sono ammalate deve fare la profilassi. In questo caso, quando si parla di giovani, si tratta di migliaia di persone. Le città universitarie, Firenze, Pisa, Siena, sono più a rischio e quindi siamo comunque in emergenza. Andiamo sull'online, sempre relativo a Viareggio, Versilia Today, e l'apertura è dedicata alla politica che tira per la giacchetta il sindaco di Viareggio Del Ghingaro. Che fine ha fatto il question time di Giorgio Del Ghingaro? Quando incontrò la stampa, uno dei primi giorni dopo l'elezione del sindaco, Giorgio Del Ghingaro spiazzò tutti annunciando appunto che ci sarebbero stati question time, probabilmente partiranno a breve. E poi Carnevale che fa polemica, come sempre a Viareggio, stesso vestito, 60 euro di differenza, polemiche su un carro, il vestito un variopinto pagliaccio, giallo e fucsia, è più o meno lo stesso, cambiano solo alcuni dettagli come la fantasia. Vi ricordo che siamo ormai veramente a ridosso del Carnevale di Viareggio, che inizia con i corsi, inizia domenica, al di là dell'alzabandiera. Noi saremo come sempre presenti, ve lo proporremo in diretta su Rete Versilia, la nostra squadra esterna con giornalisti per le interviste sul posto, con i commenti degli esperti del carnevale, il nostro super esperto Massimo Mazzolini che commenterà tutti i carri che saranno ripresi in diretta con la forza delle nostre regie mobili e di 5 telecamere sparse
sul Viale a Mare. Davvero un appuntamento da non perdere, che vi proporremo in diretta su Rete Versilia e poi la sera in replica anche su Noi TV, quindi canale 85 e canale 10 del digitale terrestre. Breve break e poi ancora in compagnia di Marco Andreotti andremo nell'ultima parte, acceneremo un po' le prime pagine quotidiane nazionali e ridaremo gli appuntamenti per stasera e domani sera, The Voice per Matteo, tra poco. Ben ritrovati, l'ultima parte di Buongiorno con noi, in compagnia di un graditissimo ospite, con noi c'è Marco Andreotti, è stato protagonista di The Voice of Italy, è uno dei protagonisti della scena musicale lucchese, per me è stata l'occasione per conoscere un po' meglio questo mondo, ma siamo qui per parlare soprattutto dell'iniziativa The Voice per Matteo, un'iniziativa che questa sera e domani sera al Teatro di Ponte Amoriano vedrà impegnati tanti ragazzi portati a Lucca proprio da Matteo, protagonisti di The Voice of Italy e non solo. Abbiamo ricevuto altri messaggi, ce n'è uno in particolare che vi voglio leggere, ve lo faccio anche vedere grazie alla regia di Matteo Bedini. Mi chiamo Mirko e sono il papà di Matteo. Grazie di cuore a tutti per l'impegno, la vicinanza e il grande aiuto che tutti ci state dando. Ve l'ho fatto vedere in diretta proprio sul telefonino, perché questa sera verranno raccolti i fondi, questa sera e domani sera, per aiutare Matteo è un bimbo di 11 anni, è malato, è stato colpito dal morbo di Batten. L'iniziativa lucchese è per aiutare Mirko a poter investire in una casa ad un piano solo, perché così Matteo potrà vivere meglio. Marco, tu conosci Mirko, no? Non lo conoscevo, ci siamo, sempre per tornare al discorso social, ci siamo conosciuti su Facebook, abbiamo stretto amicizia appunto dopo che è stato organizzato l'evento e spero di conoscerlo stasera e noi siamo felicissimi di fare veramente quello che stiamo facendo e anche con la Gaudaz comunque vogliamo portare avanti questa cosa perché ci è anche molto vicina, no? Non solo a livello territoriale ma proprio anche a livello umano. Nel frattempo io cerco di rispondere all'amico di prima che mi chiedeva dov'è la chiesa di Santa Caterina a Lucca e mi faccio aiutare da internet. Eh certo, ormai Google Docet. Sì. Allora, vediamo se lo trovo. Nel frattempo ci sono tanti altri messaggi relativi a quello di cui abbiamo parlato. Allora, ve ne leggo alcuni. Il Temple Restore era però una cosa che funzionava bene durante i comics. Poi un altro, al Summer vengono solo stranieri il giorno del concerto senza nemmeno dormire in città. E qui bisognerà fare qualcosa. In questo senso, visto sulle pagine che ci sarà un tentativo di, diciamo così, di collaborazione anche con Montecatini e Pisa, eccolo qua, ve lo faccio vedere, siamo a pagina 3 del Tirreno, hotel verso il patto con Pisa e Montecatini. Per l'assessore Le Mucchi dice vorremmo una convenzione con gli alberghi delle città vicine e poi sui vivai testi, che potrebbero essere una delle sedi degli stand del Summer, non ci sono ancora notizie certe. Oppure potremmo fare dei temporari hotel, no? potrebbe essere una roba, poco, arriveranno. Si arriverà anche comunque, cioè, non è un segreto che a Lucca in molti in città affittano stanze e appartamenti vuoti. Certo, speculandoci anche un pochino. Più magari o meno al nero, ai ragazzi che vengono da tutta Italia. Allora, domanda per l'ospite: come si chiama la ragazza che andò in finale contro di lui a The Voice? Grazie, è la ragazza Ira Green, che dicevamo prima. Ok, vi chiedo di firmarvi così vi posso anche salutare. Allora, Chiesa di Santa Caterina a Lucca, Wikipedia, vediamo, adesso lo apro e così magari lo vedremo anche, dov'è la Chiesa di Santa Caterina a Lucca, forse è quella che dicevo io. È una delle più alte originali realizzazioni di edilizia religiosa a Lucca, un unicum per la soluzione della facciata posta angolarmente. Vediamo se mi dicono anche dov'è. È quella che dicevo io, mi dicono dalla regia, vicino a Porta Santa Maria. Ok, ringrazio anche Matteo Bedini che nel frattempo avrà fatto le sue ricerche su internet. Allora, Chiesa di Santa Caterina a Lucca per i murales. Andiamo avanti con qualche altra notizia. La foto di centropagina del Tirreno al Lido di Camaiore, la spiaggia diventa discarica, i balneari si mettono al lavoro per far risplendere il mare d'inverno. Qui
qui c'è anche il mare che, come si dice a Viareggio, stracca e porta un po' di materiale. E poi più in basso, carnevale con l'incognita meteo. Intanto stasera parte il primo weekend con il Carnevale d'Arsena e domattina in Fondazione Carnevale ci sarà un vertice per cercare di capire se domenica ci sarà il corso o meno. Vado un po' di corsa, le prime pagine nazionali, La Nazione, Egitto, il mistero sulla fine di Giulio, torturato prima di morire, aveva paura, il ragazzo trovato morto in un fossato, era ricercatore per l'Università di Londra, Giulio Regeni si occupava di lavoro e sindacati in Egitto, l'ombra dell'omicidio, Giulio Regeni aveva paura, peraltro pubblicava i suoi pezzi sul Manifesto con uno pseudonimo perché giustamente aveva paura. Questa mattina il Manifesto ha pubblicato invece con il nome Regeni, e nonostante la famiglia avesse chiesto di non farlo. La foto di centropagina, Pisa, piatti sulla testa dei bambini di un asilo nido, arrestata la cattiva maestra, foto dedicata appunto a questo episodio. Siamo al Corriere della Sera, torture, botte, così è morto Giulio, l'autopsia, tagli sul viso e sul corpo, colpito alla testa, oggi al Cairo la squadra investigativa inviata da Roma, ci sono poliziotti e carabinieri, il procuratore egiziano dice è stata una lenta agonia, Renzi e Mattarella individuare subito i colpevoli, il corpo ritrovato in un fosso, poi si parla di politiche economiche, Draghi, forze globali per la bassa inflazione, Parigi frena sulle richieste di flessibilità. Prima di andare allo sport, volevo tornare da Marco per chiedergli come sono organizzate le due serate, stasera e domani sera, a Ponte Amoriano c'è una scaletta, farete qualcosa di particolare? E poi l'inizio, ricordo, 20:45 e la serata di stasera sarà strutturata più o meno in questo modo. Dalle 9 cominceremo a cantare, ci saranno 3 o 4 pezzi a testa per ogni cantante, poi ci saranno chiaramente degli interventi per sensibilizzare un po' chi è in sala sul morbo di Batten, su Matteo. E poi faremo magari qualcosina tutti insieme in fondo, magari una sorpresina, ve la segniamo. Ci sarà anche qualcosa, insomma, che non puoi ancora dirci. Magari qualcosina riusciamo a tirar fuori, dai, qualcosa di interessante. Allora, ritornando alle prime pagine, vi faccio vedere la prima pagina del Manifesto, il Manifesto per il quale Giulio Regeni collaborava, 28 anni, ricercatore tra i più brillanti a Cambridge, trovato morto al Cairo. Troppi punti oscuri nelle indagini, la pista più probabile è un arresto sommario da parte della polizia egiziana nel quinto anniversario di Piazza Tahrir, in un paese precipitato nell'abisso della repressione con più di 600 desaparecidos. Lasciamo il Manifesto, andiamo sul Corriere della Sera, le ultime ore di Giulio Regeni al Cairo, botte, torture, morte lenta, vediamo se c'è un refresh, ok, il dolore dei compagni e la grande foto dedicata appunto a Giulio Regeni. Un minuto per vedere qualcosa anche di sport, l'inserto del quotidiano nazionale La Nazione con La foto di centropagina dedicata alla Juventus, all'indomani del mercato senza rinforzi, è un autogol della Juve che si trova senza Khedira e Caceres, con Mandzukic fuori, Zaza squalificato, Allegri agli uomini contati. E poi purtroppo una notizia che oggi ritroverete un po' su tutti i quotidiani e anche su internet, Montezemolo ieri ha parlato di Schumacher, l'ex presidente della Rossa, sono sempre aggiornato sulla sua situazione, ma le notizie che arrivano non sono buone, quindi in controtendenza con quello che trapelava nei mesi scorsi. Poi la foto della Gazzetta dello Sport, Higuain, Buffon, chi pesa di più, la Juve vicina alla vetta della classifica grazie a una super difesa, il Napoli però ha il miglior attacco. E in basso una notizia di basket, siamo all'NBA, Curry, re dell'impossibile, supera ancora 50 punti, Dan Peterson dice che è devastante
e immarcabile è Stephen Curry, 27 anni, dei Warriors. Siamo a salutare Marco Andreotti, che è stato con noi, mi ha fatto davvero molto piacere. Diamo tutti una mano a Matteo, vediamo se nel frattempo è arrivato qualche altro messaggio. Probabilmente sì, però adesso non abbiamo tempo di leggerli, possiamo solo salutarci. Io vi ringrazio dell'ospitalità, è stato bellissimo. Grazie. Spero a te di per vedervi essere qua stasera. Con noi. Venite, perché veramente è molto importante, è offerta libera, e l'ingresso è gratuito, ma il vostro contributo sarà troppo importante. Teatro di Ponte Amoriano, facilissimo da raggiungere, sul Brennero, in piazza Ponte Amoriano, c'è lo spazio per parcheggiare. C'è la possibilità di passare una serata diversa e soprattutto di fare una cosa buona, un aiuto che veramente può costarci poco e può essere invece molto importante per Matteo. Grazie davvero tanto a Marco Andreotti, speriamo di rivederti presto qui, magari speriamo, con qualche buona notizia relativamente alla tua carriera, sia quella di insegnante, ricordiamo insegna canto e musica, sia quella come cantante solista e non solo. Ringrazio la regia di Matteo Bedini, vi saluto, vi lascio al meteo e tra poco alla prima edizione del TG Noi.